Nella Grecia nord-orientale si trova la regione della Macedonia orientale e della Tracia, zona di una bellezza unica. Entrambe le isole della regione, Tassos e Samotracia, combinano montagne e mare, un meraviglioso mix. Samotracia è famosa per le sue spiagge, ma anche per i suoi vatres, laghi naturali formati nelle rocce con acqua cristallina e profonda. Come le mitiche sirene, attirano migliaia di viaggiatori che arrivano sull'isola per godere di queste impressionanti formazioni rocciose. L'isola è famosa soprattutto per la statua della Vittoria Alata, è qui che Charles Champoiseau l'ha scoperta. Attualmente si trova al Museo del Louvre di Parigi. Dietro di noi è il santuario dei grandi dei. È qui che nel 1863 fu scoperta la grande statua della Vittoria Alata di Samotracia. La gente del posto spera che presto possa tornare in Grecia. Questa zona attrae ancora l'interesse dei ricercatori greci e stranieri. Ogni anno vengono fatti scavi e vengono alla luce nuovi e interessanti reperti. Ci sono molte cose da vedere e da fare in terraferma. Komotini è la capitale amministrativa della Macedonia orientale e della Tracia. Il simbolo di Alexandropolis è il faro, uno dei più grandi del Mar Mediterraneo. Nella vicina Xanti si può visitare la città vecchia e ammirare i suoi edifici tradizionali con la loro particolare architettura. La regione della Tracia occidentale in Grecia è un melting pot di differenti culture. La zona è un bel esempio di costruttiva convivenza tra due diverse religioni. Qui si possono incontrare chiese ortodosse greche vicino alle moschee della minoranza musulmana. I fedeli frequentano le loro chiese, i residenti e i turisti si ritrovano frequentando gli stessi luoghi. Le distanze tra le città sono brevi, si può facilmente visitarle e partecipare a diversi eventi culturali e al tempo stesso degustare prodotti tipici. Komotini, ad esempio, è famosa per il suo caffè. Xanti è celebre per un dolce speciale, il carioca, il cui nome proviene dall'America Latina e dai famosi cariocas brasiliani. Gli ingredienti dei carioca sono cioccolato, noci, pan di Spagna, glassa. Qui vediamo la fase finale, quando vengono cosparsi di cioccolato e poi raffreddati e sono subito pronti da mangiare. La Macedonia orientale e la Tracia offrono una notevole possibilità di visite in pochi chilometri. In un'ora d'auto si può andare dalla stazione sciistica alle spiagge. Prima ci si può fermare al fiume Nestos per sperimentare le nostre capacità nel kayak e in altri sport estremi e di sopravvivenza. Cavale è famosa per il suo porto e per i suoi monumenti ottomani. Mehmet Ali, fondatore della dinastia egiziana, è nato qui nel 1769. Questo è il sito archeologico di Filippi, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Qui San Paolo fondò la prima chiesa cristiana in Europa. Il sito archeologico di Filippi fu fondato da Re Filippo II, padre di Alessandro Magno. Molti turisti non solo dall'Europa ma da tutto il mondo lo visitano ogni anno. Anche se molti gruppi turistici vengono in questa zona, raramente visitano questo miracolo della natura, la grotta di Agitis, dove Euronews ha incontrato lo scrittore Vassilis Vassilikos. È una delle grotte più lunghe del mondo, si estende incredibilmente per 21 chilometri. Stalagmiti enormi appese al soffitto, alcune ad un soffio dalla superficie dell'acqua, ci regalano una scena magica.